tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cosmos e oggi sono così felice perché? Per quello motivo, perché lo vedete da soli, lo vedete dalla thumbnail, dal titolo giù in basso, lo vedete anche voi stessi perché oggi siamo su GTA 5 ragazzi, GTA 5. Tempo fa qualcuno di voi mi aveva chiesto di fare dei gameplay su GTA 5 e io dissi di no per un semplice fatto ragazzi, e cioè che il mio computer non reggeva GTA 5. Bene, mi sbagliavo e io per tutto questo tempo ho solo perso del gran tempo, il che mi dispiace non poco. Ma va bene ragazzi, non è mai tardi per ricominciare, anzi per cominciare a giocare a GTA 5. Io sono arrivato circa al 50% della storia, ma devo essere sincero, penso proprio che quando lo finirò lo ricomincerò da capo perché è troppo divertente. Cosa farò in questo gameplay ragazzi? La storia? Assolutamente no. Cazzeggio time is the way, cazzeggio time alla grande. Vedo già che c'è, sono già ricercato, benissimo. E vedete soprattutto dai soldini che ho in alto che sì, ho utilizzato le mod. Ma va bene ragazzi, spero che mi perdonerete. Il fatto è che, beh, già che avevo intenzione di giocare a GTA 5 proprio a cazzeggio time, non avevo intenzione di ammazzarmi la vita per fare missioni su missioni per fare dei soldi. Ma rispondiamo a Patrizia. Senti un po', tipo, io non posso parlare, non ho tempo da perdere, sono ricercato dalla polizia, non so se lo sai, ma c'ho la polizia alle calcagna che mi vuole aprire il pertugio. E sinceramente io non ho alcuna intenzione di farmelo fare, ragion per cui io devo scappare, non ho il tempo di parlare al telefono. Nel frattempo però quasi quasi andrei a fare una di quelle missioncine. No ragazzi, scherzavo, niente missioncine per noi. Oggi è totale cazzeggio time. Oh, oddio. Oggi è totale cazzeggio time ragazzi. E siamo già a 2 stelle. Come diavolo ci siamo arrivati a 2 stelle? Non ho idea, ma già che ci siamo, tanto vale fare macello, fare casino e poi scappare. Vedo da subito che dietro di me si è scatenato l'inferno. Va benissimo così. Benissimo, un poliziotto l'ho ammazzato e sono già a 3 stelle. Oddio. Scusate, no, aia, aia, questo no, aia, non dovevate assolutissimamente farlo. Vediamo se con Trevor ho qualche arma decente. Sì, ho la minigun con Trevor. Ciao, ciao, polizia. Addio, ciao, 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 ciao. Grazie per la vostra compagnia. Siete stati simpaticissimi, ma au revoir. Ragazzi, devo scappare. Noto che la schiena di Trevor è già bella che butterata, il che mi dispiace un pochino. Ma va bene, non c'è... Oddio, oh mamma, oddio, già c'è l'FBI. Ma non c'è problema ragazzi, io devo continuare a scappare. Non ho idea di dove andare ragazzi. Questo gameplay è iniziato malissimo, è iniziato nel peggiore dei modi. E che ne dite se quasi quasi ricarico la partita così, magari per non essere più, mamma mia, ricercato? Non lo so, questo... Oh! Questo non lo so, però per il momento voglio continuare a scappare. Aia, scappare, sto per morire. Il treno, ragazzi, mi posso... Piglia sta moto in nome di un beduino. Ragazzi, posso salvarmi con il treno. Posso salvarmi con il treno. Sbrigati a scendere, Trevor. Sali. Sì. Sono vivo. Mettiamoci questa. Per il momento sono vivo. Maledetti elicotteri della polizia. Sono vivo ragazzi! Non ci voglio credere, per il momento sono vivo, che culo! Ragazzi, sono vivo e non mi vedono! Sono vivo e non mi vedono, però io... La tentazione è troppa. È troppissima la tentazione, anche perché sono di nuovo... No? No, va bene, ho capito. Vediamo di nasconderci un pochino, vediamo di non farci vedere. Vediamo di non farci vedere, sì, esatto, avete capito bene. Ragazzi, ce l'ho fatta! Sono scappato dalla polizia. Che culo! Bene, vediamo se riusciamo a raggiungere la... Porca miseria. Come si chiama la motrice? Oh, mi veniva, ragazzi, un po' arrabbiato. Secondo voi si può entrare? Non lo so, non mi ricordo. Mi ricordo che su GTA San Andreas si poteva entrare benissimamente. Su GTA 5 no. Questo mi dispiace non poco, devo essere sincero, ma va bene. Non c'è alcun problema. Buonasera, salve, come va? Tutto bene? Sì. Senta, me lo dà un passaggio gentilmente? Vorrei andare al McDonald's. Questo, oh, questo sembra Franklin. E ora se riusciamo a... L'ho ucciso! Ragazzi, l'ho ucciso per davvero. Ah, io vorrei entrare... Addio!
Vorrei entrare però. Da qua non si può. Vediamo, di qua. In teoria no. No, di qua non si può. Dovrei entrare per forza da quella parte, ma evidentemente non mi ci fa entrare. Oh! Non mi fa entrare. E se gli piazzo una bomba adesiva, che succede? Vediamo. Gli appiccico. No, gli appiccico una bomba. Dai! Adesiva. Ma guarda! Adesiva. Oh, ok. E vediamo se funziona, eh. Manco per il... cioè, per... ok. Dunque, ragazzi, mi sto dirigendo verso una di quelle missioni sconosciute e folli. Ma nel frattempo... no, meglio non fare niente prima che... no, evitiamo, perché sennò poi la polizia... oddio, la polizia mi ricerca di nuovo e non c'ho alcuna voglia di scappare nuovamente dalla polizia. Mi scoccia troppo, non mi va. Va bene, andiamo a fare una di queste missioni sconosciute e folli. E vediamo cosa c'è in serbo per noi. Beh, ragazzi, finalmente siamo arrivati in queste... in una di queste missioni sconosciute e folli. Vediamo cosa dobbiamo fare. Ciao, zio. Che c'è? Che c'è? Che vuoi? Sì, bellissima casa, che vuoi? Sì, mi piace. No, non la voglio comprare. No, no, vabbè, tiriamo avanti, vediamo. C'è tutto qua? Non dovevamo fare nient'altro? Trova e distruggi tutti i cartelli for sale in vendita di Lenny Avery nell'area settentrionale della città. Questa era la missione sconosciuta e folle! Ma va, andiamo alla prossima sconosciuta e folle. Ragazzi, stiamo arrivando in questa nuova missione sconosciuta e folli. Mi dispiace non aver potuto prendere il treno su GTA 5. Certo, su GTA 5 si possono prendere le moto, a differenza di GTA San Andreas. No, aspetta, c'erano anche su GTA San Andreas. Allora su GTA San Andreas non si potevano prendere gli elicotteri. No, aspetta. Anche su GTA San Andreas si potevano prendere gli elicotteri. Su GTA San Andreas però non si potevano prendere gli aerei. No, aspetta, si potevano prendere gli aerei. Non ci si poteva lanciare con il paracadute. No, aspetta. Finalmente siamo arrivati. Vediamo qua che vogliono, mo. Meraviglioso, un autentico tesoro ritrovato. Cosa? Che ci ignori. Ragazzi, dobbiamo far finta di strangolarlo, ma... ma mi sa che lo stiamo strangolando vero. E il che no... ah, yeah. Signora! Signora, per favore! E non ho che... cioè, ma... tuo marito mi ha detto di far finta di non siamo... ma che è una setta, eh? Ma che cos'è? Beh, allora, possiamo tirare avanti, per favore? Quei due sono cioè, ma io faccio questa strada ogni volta per... per nulla? Ok, devo pestare qualcuno. Possibilmente un vecchio. Devo pestare un vecchio, ragazzi. I vecchi non si pestano e non si chiamano vecchi, ma si chiamano anziani. Però qualcuno lo devo pestare. Su GTA San Andreas, sentite a me. Su GTA 5 devo pestare qualcuno. Tu! Madonna, io ho fatto volare gli occhiali. E adesso lo accoltello pure. No, liscio, madonna. Vieni, ah, vieni qua. Sì, buttati in acqua, senti, vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ma guarda! Ma che figura di... ragazzi, me lo sono fatto scappare. Eh sì, se sentite abbaiare, devo dire grazie al mio cane, che a sua volta risponde ad altri cani che sono qua giù, che nel frattempo abbaiano ad altri cani, che a loro volta abbaiano ad altri cani. Avete presente l'effetto domino? Ecco, è uguale con i cani. Bene, ragazzi, devo raggiungere questa nuova missione di sconosciuti e folli. Yuhuu! Oh, oddio! Cosa ho fatto? Wow! Oh, oddio! Wow! È troppo divertente sto gioco, ragazzi. Soprattutto è troppo divertente non seguire le strade, ma che ce frega a noi delle strade, ragazzi? Le strade sono fatte per non essere seguite. Più o meno. La grande! Sotto il cartello e si continua! Ragazzi, quanto cavolo mi piace la versione... FPS di GTA. Guardate dei motociclisti. E se ingaggiassimo tipo stavo per dire uno scazzo. Ma come cazzo ti permette? Quello è l'amico vostro, vero? Ma ammazza tutti quanti, ma ammazza. Vieni qua, vieni. Ah, sei morto pure tu, eh? E tu? E tu? Vieni qua. Arco, già ti ho ammazzato. Vieni, vieni. Qualcuno mi ha colpito. Chi? Da dove? Perché? Che imbecille. Tu muori. Tu muori pure tu. Come cavolo vi siete permessi, dico io. Ero io dovevo ingaggiare un combattimento con voi, non voi con me.
non vi permettete mai più. Bene, siamo arrivati, vediamo un po' che cos'è. Ah, ragazzi, questi sono... Perché parla russo questo qui? Parla... Da, tovarish. Perché parla... Non sto capendo niente! Beh, provieni. Ma perché non gli dai un cazzotto nelle gengive, magari? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, voglio fare quest'ultima missione. Vai dai sospetti. Finalmente una missione come si deve. Stai zitto che non ho alcuna intenzione di sentire i vostri discorsi imbecilli da idioti. Accendiamo i lampeggianti e... Wow, vediamo. Vediamo come sarà questa nuova missione, ragazzi. È tempo di arrivare al nostro punto e vediamo come va. Ma avete fatto... Allora, state rompendo... Zitti! Dove sei dentro? Vedi se riesci a stanarli, Trevor. Ma chi? Chi è che devo stanare? Ma io veramente non riesco... Ma cosa diavolo sta succedendo? Ma questa è l'amica... Quella... È l'amica mia! Vengo sempre in questo bar con Trevor, adoro Trevor. Ok, cosa devo fare qua? Tutti qui hanno fatto qualcosa di illegale fin qui ci siamo. Ritorniamo sul veicolo della pattuglia. Che sta succedendo? Oddio. Che devo fermare quella macchina? Oh, ma non ho fatto niente! Ma sì, ma non mi hanno fatto... Ma dai, lasciate... Oh, perfetto, ho preso pure uno sportello. Ah, sì, dai. No, forza, fermiamo a questi, su. Ma gli posso sparare? No, perché odio perdere tempo con questi qua, con queste stronzate da confine, sì, perché noi siamo la Guardia Civile Nazionale, stronzate delle varie, bla 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 bla. Non doveva andare così! Perfetto, scusate. Gira ancora, grazie zio. Ma tipo, ma se gli sparo, no? Secondo voi, soffendono? No, ok, perfetto, sto iniziando a capire come bilanciare la macchina, o quello che è. Dai, su. Aia, ho fatto malissimo, però. Giuda, sto 4x4 alla tenuta di strada del burro. Ma come si fa? Ora penso, no? Ma se tipo io faccio scendere questi due psicopatici mentecatti e tipo con quegli altri su quella macchina mi ci faccio una bevuta? No, così, vabbè, va, spariamo. Spariamoli, se no non la finiamo più. Vediamo come va. Dai, su. Dai, ma perché li supero sempre in volata? Dai, li ho presi, su. Ora che devo fare? Dai, sono fermi. Usa lo storditore sui mariachi. Questa poi. Bello che loro non li inseguono, li devo inseguire io. Dai, su. Il primo l'ho colpito. Il secondo lo voglio fare in FPS. Sanghete! Va bene? Ok? Siete felici adesso? Allora. Quindi abbiamo finito questa perdita di tempo? Vabbè, sì, da adesso in poi ce ne occuperemo noi. Oh, finalmente, sì, come no. Basta! Me ne voglio andare da qui. Io questa macchina, perché sennò qua non la finiamo più. Su. L'ho spostata, va bene? Poveri messicani, che vanno fatto di male? Ma poi guardali, tutte e due i sospettati dietro, i poliziotti davanti, davanti, ma che comportazione è questa? Ma guardali. Missione completata, Guardia Civile di confine. Continua finalmente questa boiata madornale, è finita. Va bene, ragazzi, questo era GTA 5 e io penso proprio che ci farò ben volentieri tanti altri gameplay, soprattutto in multiplayer, perché bene sì, penso che molto presto arriverà il multiplayer anche per me. E ragazzi, cos'altro dirvi? Se il video vi è piaciuto spolliciate in su, commentate, iscrivetevi al canale. Un saluto al vostro Cosmos e alla prossima. Bella! Ma che merda di macchina. Mi sento meglio.